Ci troviamo qui a Gerico, vicino il fiume sacro del Giordano, dove, come ricordano le sacre scritture, come ricorda il Vangelo, Gesù è stato battezzato, perché proprio qui oggi verrà ricordato questo avvenimento sacro. Alle mie spalle potete vedere i fedeli che si sono riuniti in questa giornata per percorrere questo percorso, questo sentiero affiancato da mine e da luoghi sacri che ora, dopo un periodo di abbandono, stanno venendo ricostruiti. Questo percorso li porterà alla chiesa, al luogo sacro, dove verrà celebrata la messa. Sono molto contento di essere anch'io qui oggi insieme a tutta questa gente che viene a pregare, ne sta arrivando molta. Questa occasione per me è importante anche perché oggi è il giorno in cui ricordo i miei voti, la mia professione, quindi di questo ringrazio il Signore e spero che la gente, pregando per tutti, preghi anche per me. 5 i pullman arrivati da Gerusalemme, sono circa 1 migliaio i fedeli riuniti e per la Terra Santa sono un numero rilevante ed è anche per questo che c'è clima di festa. Appartengo al convento latino di Rame. Siamo giunti per la messa nel giorno del battesimo di Gesù. Sono stati molti a chiederci di partecipare alla festa. Siamo appena arrivati da Rame. La messa è iniziata, presiede il custode di Terra Santa, Pier Battista Pizzaballa. E proprio qui verrà ricordato il battesimo di Gesù, che dopo le tentazioni nel deserto è venuto qui nel Giordano ed è stato proprio battezzato da Giovanni Battista. Sono padre Martino, sono della comunità di Betlemme. Oggi siamo venuti qua in pellegrinaggio al fiume Giordano per celebrare proprio il battesimo del Signore, no? Quella rivelazione di Giovanni per tutta la gente, come diceva il Vangelo oggi, no? Io battezzo con acqua, lo spirito, ma c'è qualcuno che viene con il fuoco, con la forza per essere differente, per infiammare la nostra vita di quell'amore che Gesù, che Dio vuole della nostra vita. E anche noi, piccola comunità di Betlemme, io con gli studenti siamo venuti proprio per partecipare a questa festa dell'inizio della vita di Gesù, in questo battesimo, in questo fuoco che è l'amore che Dio mostra per noi, che Dio vuole mettere nei nostri cuori, che vuole infiammare il nostro cuore con questo amore, con questa pace, con questa sua presenza. Sono 2 le bambine che oggi ricevono il battesimo e quale sarà il nome loro imposto? In questo anno, che segue alla canonizzazione, verrà dato alle bambine il nome delle 2 sante palestinesi. Una si chiamerà Maria Alfonsine e l'altra Marian Bawardi. Marian Bawardi, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Maria Alfonsine. Maria Alfonsine, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. È il padre custode a versare l'acqua sulla testa delle bambine e sono i rispettivi parroci di Gerico e di Gerusalemme a segnarle con il crisma e a consegnare la candela accesa e il vestito bianco. I fedeli, al termine della messa, giungono qui al Giordano direttamente per toccare l'acqua, la stessa acqua con cui è stato battezzato Gesù, e rivivere l'evento evangelico
dell'istituzione del battesimo. Veramente un'esperienza molto bella, vissuta con fede, pensando al primo battesimo di Gesù, e Gesù che con quel battesimo inizia la sua vita apostolica e che dà un mandato a noi: andate in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.